Il campionato del mondo è stata un'altra bellissima vittoria per me, un grande ricordo, ma soprattutto mi ha permesso di indossare la maglia di campione del mondo per un anno intero. Il ricordo del mondiale è ancora vivo dentro di me, dentro di noi, dentro tutti, credo. Eravamo qui a un pranzo, sono riuscito a finire verso le 3:30, quindi giusto per vedere il finale, sono scappato a casa con la televisione. Il ricordo dei mondiali di Varese è un ricordo meraviglioso, insomma, perché Alessandro oltretutto è, per me è un grande amico. Mi ricordo bene che l'ho visto davanti alla TV perché avevo sofferto una frattura al bacino, ero ancora su una sedia d'ufficio, era a rotelle però d'ufficio. Non sono partito da favorito perché quel giorno avevamo Paolo Bettini come leader. Sapevo di stare molto bene perché arrivavo da una Vuelta dove avevo vinto una tappa, avevo fatto numerosi piazzamenti, quindi diciamo avevo una sensazione dentro di me, la consapevolezza di poter far bene. La Spagna, che era il grande nemico di quel giorno, era stata esclusa dalla fuga. È stata una grande corsa dove la squadra ha rispettato ognuno il suo ruolo. Poi mi sono ritrovato davanti con Rebellin e Cunego e altri compagni di fuga. Quegli attimi poco prima dello scatto, mi ricordo che ero lì con mia sorella, con Stella e mia nipote, e gli avevo detto: ma si è sfilato, andiamo via, prendiamo su le nostre cose e andiamo verso l'uscita, altrimenti troviamo confusione. E nel momento in cui mi sono chinata per prendere le borse, ho sentito un boato dentro l'ippodromo, una roba folle. Ho alzato lo sguardo e ho visto una maglia azzurra. E da là poi non ho più capito niente. Meno di 3 km al traguardo, Ballan! Questo è un attacco buono! Partito la grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia! È la sua distanza questa, mancano meno di 3 km alla conclusione, mi sembra che sia un attacco speciale. Non ci stavo dentro, ho dato un urlo talmente grande che il vicino di casa ha saltato la rete e era venuto a vedere che cosa stava succedendo, perché forse gli sembrava che fosse successo qualcosa di grave. Grande Ballan! A molti corridori dopo 250 km si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese, ormai davanti alla stazione, 2 km al traguardo. L'emozione è stata grandissima, la gioia, l'urlo che ho fatto quando è scattato nel finale, perché si è capito subito che andava da vivo. Alessandro Ballan! Lui ce l'ha! Che corsa quella di Ballan! Era scattato al terzultimo giro, al penultimo giro e all'ultimo giro! Veramente fantastico! Vai Alessandro! Vai Alessandro! Lui ce l'ha la sparata, lui può tenere 2 km. Tra l'altro tra un po' c'è la strada con un leggero vento favorevole, la pedalata è ancora buona. Ricordo lo scatto in centro a Varese su due ali di folla, un urlo incredibile, un sibilo sulle mie orecchie. 150 metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare Alessandro Ballan, la sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Ero, sì, oltre più che emozionato. La gioia è immensa, mi viene la pelle d'oca ancora ora che la devo ricordare. È stato veramente bello, un crescendo incredibile fino a entrare insomma nel rettilineo d'arrivo a Varese. Tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, proprio in piazza Montegrappa a Varese. Vai Ballan, vai, vai, sei solo. E non è finita. Ballan oro con Damiano Cunego secondo e terzo. Arriva il danese, doppietta azzurra, meglio di così non poteva andare. È stato bellissimo perché in un istante è cambiata la nostra vita. Sì, rimane la mia vittoria più importante, quella che mi ha dato di più di tutte in assoluto. Ho curato dall'alimentazione, il peso,
qualsiasi cosa facevo era in funzione alla gara del campionato del mondo, quindi devo dire che c'è stato molto sacrificio, molte rinunce, però ne è valsa la pena perché io credo che sia stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ma non ci credo ancora, ho fatto qualcosa di speciale. Ho attaccato già a 50 km dall'arrivo a far selezione e alla fine ho avuto ragione, eravamo in tanti, è andata bene a me. Forse ancora oggi devo ancora rendermi conto di effettivamente cosa sia quella vittoria per un corridore professionista. Me ne renderò conto quando diventerò vecchio, continueranno ad invitarmi a manifestazioni, a inaugurazioni, tutte cose riguardanti il ciclismo alla fine.